Le fratture dell'acetabolo sono per il chirurgo ortopedico tra quelle più impegnative, soprattutto per la complessità dell'anatomia del cotile e per la comprensione del tipo di frattura, del suo tragitto e della sua estensione. Inoltre, la vicinanza di vasi, nervi ed organi pelvici costituisce un'ulteriore difficoltà sia per la fase operatoria che post-operatoria. Anche per questo in passato la stragrande maggioranza delle fratture acetabolari veniva trattata conservativamente. Un tipo di frattura, quella dell'acetabolo, particolarmente importante perché condiziona pesantemente la funzione dell'anca e quindi la mobilità di chi ne è affetto. Di questo si è parlato a Salerno al secondo modulo del corso di base di chirurgia delle pelvi promosso dal dottore Antonio Toro, direttore della divisione di ortopedia e traumatologia all'ospedale Villa Malta di Sarno. Le fratture dell'acetabolo al via qui a Salerno, il secondo modulo del corso di base di chirurgia delle pelvi. Quali sono gli obiettivi di questo corso? Gli obiettivi sono quello di divulgare quanto più è possibile questa patologia che interessa il bacino e non solo divulgarlo presso il pubblico, facendo capire alle persone che purtroppo vengono a contatto con questi traumi importanti, o loro oppure dei loro familiari, ma anche tentando ad avvicinare i giovani medici, i giovani ortopedici a queste patologie importanti, a questi traumi importanti che interessano una parte importante del corpo umano, che è quello del bacino. Ma che cosa sono le fratture dell'acetabolo? Le fratture dell'acetabolo rappresentano la frattura della parte del bacino che contiene la testa del femore, cioè il femore si articola con il bacino e attraverso il bacino con il resto del nostro corpo mediante questa articolazione, cioè questa coppa che fa parte del bacino con la testa del femore e questa coppa che la contiene. La rottura di questa coppa, l'interruzione di questa coppa non contiene più la testa del femore e pertanto vi è così una disarticolazione, cioè non vi è più il gioco articolare che consente il movimento dell'articolazione e per esso anche del passo, fino ad arrivare anche ad interrompere completamente la parte del bacino, dell'emibacino che in effetti contiene quella parte, quell'emilato che si è rotto, si è fratturato. È inevitabile quindi l'intervento chirurgico? L'intervento consente a ricostruire questa coppa che va a contenere e a sostenere la testa del femore, consentendo di nuovo l'articolazione e il passo del soggetto, dell'uomo. È un intervento delicato, dottore Toro? È un intervento delicato perché in effetti è la zona, perché è una zona anatomica che presenta delle problematiche anatomiche importanti e che contiene oltretutto anche sia vene, arterie, nervi che sono importanti per l'articolazione e per la mobilità e per la sensibilità dell'intero arto interessato, arto inferiore interessato, ma oltretutto per quanto riguarda i vasi, sono dei vasi che sono anche quod vitam, cioè se eventualmente un chirurgo commette un errore in quella zona si può perdere la vita del paziente.